1, 2, 3, action! Ciao ragazzi, bentrovati in tutorial per attori. Oggi parliamo di come presentarsi al meglio ad un casting e come vincere ad un casting, ammesso non concesso il casting director e il regista ritenga che voi siete validi. Sigla! Eccoci qui ragazzi, era un po' che non pubblicavo un tutorial per attori, però sentivo l'esigenza di farlo. Molti di voi mi hanno chiesto com'è possibile arrivare ad un casting e fare una buona prima impressione. Sappiamo bene che non c'è miglior momento della prima impressione per fare una buona impressione. Scusate il gioco di parole, ma è esattamente così. Primo consiglio. Il primo consiglio che vi posso dare è quello innanzitutto di arrivare al casting preparati. Ok, questo forse è troppo generico, ma andiamo nello specifico. Quando vi presentate ad un casting, la prima cosa da fare è quella di studiare il personaggio, ma da quale punto di vista? Andare con il leitmotiv, quindi abbigliamento consono al personaggio che andrete ad interpretare, ossia, se il vostro personaggio è una cortigiana del 700 o dell'800, magari cercate di emulare le vesti di quella cortigiana. Se il vostro personaggio sarà una giovane sbarazzina, vestitevi in maniera casual. Se il vostro personaggio sarà donna attraente, ricordate di portare nella vostra borsa un paio di tacchi. Magari non arrivate con i tacchi al casting, vi spiego il perché. Questi errori sono stata la prima a farli anni fa e non sono stati assolutamente vincenti, anzi, tutt'altro. Vi dirò di più. È importante che voi seguiate quella che è la linea guida che vi dà il vostro agente o il casting director, perché andare con l'abbigliamento consono al personaggio darà l'impressione che siete più appunto nelle vesti del personaggio. In linee generali, se non avete una linea guida dal casting director o dal vostro agente, nel dubbio sempre meglio scegliere un abbigliamento che sia casual, il più semplice possibile. Evitate un trucco too much, evitate di arrivare succinte, evitate scollature vertiginose. Questo ve lo dico non per presunzione, ve lo dico perché è un consiglio che probabilmente non vi diranno mai, ma estremamente utile. Quindi cercate di andare il più semplice possibile, perché lascerete più libertà di immaginazione al casting director e a coloro che sono dall'altra parte. Secondo consiglio. Il secondo consiglio che vi do è quello di arrivare con un curriculum cartaceo e una chiavetta. Mi direte, ma se ho già inviato la mail o magari il vostro agente ha già inviato il vostro materiale ed è per questo motivo che siete giunti al casting, perché appunto siete stati selezionati già da materiale fotografico o da showreel, questo non ha importanza. Quando arrivate al casting, in ogni evenienza, io vi consiglio comunque di portarvi un curriculum vitae in cartaceo e una fotografia di un vostro primo piano ed eventualmente anche di una chiavetta con diverse foto e un vostro curriculum e un vostro showreel. Per quale motivo? Perché vi capiterà sempre o quasi sempre che il casting director, il regista che sarà dall'altra parte al momento del provino, vi chiederà: ce l'hai un curriculum cartaceo? Quindi, piuttosto che farvi trovare impreparati, anche se dentro alla vostra testolina starete pensando: sì, ma io il materiale l'ho già inviato, ma il mio agente l'ha già inviato, voi farete comunque una bella figura se arriverete al casting con il materiale pronto, perché vi farete trovare preparati e risulterete dei professionisti che sono sempre pronti a ogni evenienza. Quindi prevenire è sempre meglio che curare. Curriculum cartaceo e anche chiavetta a portata di mano. Terzo consiglio. Il terzo consiglio emula un pochino quello che è il primo consiglio, ossia il make-up. Questo è riguardante soltanto le donne, in alcuni casi anche gli uomini, ma principalmente le donne. Ricercate un trucco sobrio. Ve l'ho già detto nel primo consiglio che riguardava più l'abbigliamento, ma voglio ribadire questo concetto. Cercate di non eccedere. Coco Chanel diceva less is more, ma anche per quanto riguarda il casting vale la stessa regola. Evitate il too much, perché risulterete too much. Non c'è altro da dire, funziona così. Quindi andate il più sobrio possibile. Mi ricordo una mia agente qualche anno fa mi disse: cerca di dare valore alle ciglia, quindi mascara solo sopra, non sotto, di delineare il tuo viso magari con un blush e
un lucida labbra, rossetti troppo, anche questo, forse anche troppo, perché sempre per lo stesso principio, così chi è dall'altra parte potrà immaginarvi in varie versioni presentando una vostra immagine il più sobria possibile, il più semplice possibile. Quarto consiglio: quando preparate la parte, fatelo, se possibile, se ne avete l'opportunità, con un aiutante, non di Babbo Natale, un aiutante, eventualmente un altro attore che potrà darvi le battute, così potete essere perfettamente nella parte, soprattutto se riuscite ad esercitarvi anche con più attori, più colleghi, perché le intenzioni, probabilmente l'interpretazione dell'altro personaggio, saranno differenti a seconda della persona con cui vi preparerete. Il consiglio più estremo e, se possibile, fatelo, preparatevi con un coach. Se il casting è importante, la produzione è importante, se si tratta di un film magari con più pose e il vostro personaggio è particolarmente rilevante nella sceneggiatura, avvaletevi di un coach che vi permetterà di arrivare al casting ovviamente molto più preparati. Quinto consiglio. Sembrerebbe banale questo consiglio, ma non lo è affatto. Preparate la vostra memoria in primis, e se non sapete come prepararvi con la memoria, vi consiglio di visitare sempre il mio canale YouTube e in questo video, Come fare memoria, scoprirete qualche trucchetto e qualche segreto che vi potrà tornare utile. Dopo aver fatto la memoria, lavorate sul personaggio. Sembra scontato, sembra ma perché me lo stai dicendo? È banale? No, non è banale. Preparatevi e arrivate pronti, sciolti, e non fissatevi su una sola interpretazione, perché magari voi avete dato un'interpretazione con le indicazioni che vi avrà dato il vostro agente, il casting director, ma probabilmente al momento del casting il regista deciderà che quel ruolo dovrà essere più allegro, dovrà essere triste, dovrà essere più introspettivo, e quindi a quel punto voi dovete cambiare l'interpretazione così, lampo, last minute. Quindi preparatevi al last minute, quindi siate flessibili, perché nel momento in cui arrivate al casting dovete essere pronti a tutto, perché tutto può succedere. E ovviamente, se siete più sciolti, più rilassati, ecco, c'è un sesto consiglio che non vi avevo detto in apertura. C'è un sesto consiglio, questo lo consideriamo bonus. Il sesto consiglio è quello di essere tranquilli, perché tanto dall'altra parte ci sono esseri umani che mangiano, fanno bisogni fisiologici esattamente come i vostri, quindi non andate con l'ansia da prestazione, con oddio il giorno del giudizio, no, cercate di essere rilassati, perché più siete rilassati e più se ne accorgeranno dall'altra parte. Quindi questo è il consiglio bonus. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Per eventuali altri consigli o tutorial per attori, vi consiglio di guardare questa playlist, dove vi do piccole pillole e consigli e tutorial, chiamateli come vi pare, per voi aspiranti attori o attori navigati, anche perché un consiglio fa sempre bene a chiunque, a chi è emergente e a chi è navigato. Quindi grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima per domande, consigli, suggerimenti, richieste particolari. Vi chiedo di lasciare un like, un commento, eventualmente di condividere il video con un vostro amico, un collega o chi vi pare. Grazie, ciao!